Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in netto ritardo. Siamo vicini alla fine dell'anno e iniziamo con i video riassuntivi sugli ultimi 12 mesi. Per le prossime settimane aspettatevi la top e flop del 2022, i poti di quest'anno e anche le poro prediction per l'anno prossimo. Ma oggi è il turno di un ricchissimo poro talk dove commenteremo insieme la mia rassegna Nintendo Switch per il 2022. Voglio un po' fare il riassunto di quello che è stato il mio 2022 su console ibrida e approfittarne anche per parlare di quei titoli di cui magari non sono riuscito a raccontarvi in precedenza. Poi però ovviamente voglio sapere voi come ve la siete cavata e quali sono stati i giochi che hanno dominato le vostre ore su Nintendo Switch in quest'anno. Vi aspetto nei commenti e vi ricordo che per arrivarci la strada più rapida è quella di mettersi in marcia dritti per dritti verso la conquista non violenta di internet.foro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Dai, partiamo con una bella lamentela perché altrimenti non sarebbe un mio video. Vogliamo dirlo che quest'anno la rassegna è deludente? Nintendo ha cambiato completamente l'impostazione di questa rassegna di fine anno e anche le statistiche che vengono mostrate al suo interno. Ad esempio nel 2021 era molto più semplice capire quante erano state le ore complessive spese su Nintendo Switch e poi venivano messe direttamente in comparazione con l'anno precedente. Qui si è tutto un po' perso ed è un vero peccato e più che altro questa cosa ci ricorda quanto si sente la mancanza di un diario delle attività su Nintendo Switch proprio come c'era su Wii, 3DS, Wii U, eccetera, eccetera. Posso passare sopra il sistema operativo limitatissimo, sull'assenza di achievement, trofei e via dicendo, ci ho fatto quasi l'abitudine, ma il non poter sapere quante ore sto spendendo su un determinato gioco con precisione, questo mi fa proprio impazzire. E speriamo che con la prossima console, se non altro su questa cosa, Nintendo corregga un po' il tiro. Ma vabbè, andiamo avanti. Intanto però vi dico i dati che sono riuscito più o meno a recuperare, soprattutto in confronto con l'anno passato. Più o meno le ore complessive totali di gioco sono rimaste le stesse. Nel 2021, infatti, sempre secondo Nintendo, avevo collezionato la bellezza di 440 ore su 43 software avviati. E quest'anno si ripete la stessa situazione perché ho avviato di nuovo 43 software, neanche a farlo apposta, lo stesso identico numero, e facendo l'addizione di tutte le varie ore di gioco sono arrivato a un totale di 420-430 ore. Quindi più o meno siamo lì, ma credo di aver portato a termine più titoli rispetto all'anno scorso. E se vi sembrano statistiche basse, vi ricordo che ormai ho tutte le console presenti sul mercato e le mie ore complessive di gioco in realtà si dividono tra Game Pass, PlayStation, Nintendo Switch e ora anche Steam Deck, una console che alla fine ha rubato tantissimo tempo a Switch, un po' perché tutti gli indie che prima giocavo su console Nintendo ora li provo sul PC portatile di Valve. Ma allora quali sono i tre giochi che più ho giocato durante l'anno? No, non sono quelli della copertina, in piena tradizione poraccia è un trolling clickbait al 100%, ma comunque la classifica vi sorprenderà, o meglio, mette in mostra tutta la mia mancanza di coerenza, perché avete presente che ripeto in continuazione, no, io JRPG basta, non giocherò mai più così tante ore a un singolo gioco, e questi sono i miei tre titoli più giocati dell'anno. Abbiamo in prima posizione Xenoblade Chronicles 3, in seconda Mario Rabbids Sparks of Hope e in terza Leggende Pokémon Arceus. Il primo con 73 ore complessive di gioco, il secondo con 44, mentre il terzo con 33. E io sarei quello che non vuole giocare JRPG. Ok. Non pensavo che sarei stato rapito così tanto da Xeno 3 perché per me 73 ore su un singolo gioco sono veramente tante, anzi anche troppe, anche perché di solito intorno ai 25-30 ore di gioco inizio a perdere interesse verso la produzione. Eppure il nuovo JRPG di Monolith Soft mi ha tenuto incollato allo schermo di OLED e per me sì, non solo si tratta di uno dei migliori giochi dell'anno che probabilmente avrebbe meritato di vincere un qualche premio ai The Game Awards, ma inoltre è anche probabilmente uno dei migliori della serie in un testa a testa con il primo capitolo. Non ho ancora deciso effettivamente se questo batte anche Xenoblade 1 perché ci vuole un po' di tempo a digerire un'esperienza del genere e al momento
momento la mia risposta cambia di giorno in giorno. Però al di là delle mie impressioni ancora troppo fresche, vi posso dire delle cose precise. Il gioco tecnicamente è impressionante. Una lezione di stile e maestria tecnica che fa crollare qualsiasi critica Switch quando si cerca di giustificare un qualsiasi obbrobrio grafico. Sì, è vero, la console è quella che è, ma ci gira sopra Xenoblade Chronicles 3. Quindi non prendetevela con la console se gli sviluppatori di un qualsiasi titolo, di cui non farò adesso il nome, non sono in grado di creare un'esperienza quantomeno decente nel 2022 con un open world su Switch. Ogni riferimento è puramente casuale. A livello di gameplay anche siamo ai picchi massimi raggiunti dalla serie e ho apprezzato molto il tentativo di discostarsi dal combat system del 2, pur mantenendo un'ossatura comune e aggiungendo tante sfaccettature diverse. In generale è un gioco che funziona meglio già a partire da come sono gestiti i tutorial e dal ritmo di gioco a partire sin dall'incipit. In questo si vede che Monolith ha imparato dai suoi errori. A livello di trama, che vi devo dire, qui entrano in gioco i gusti personali. Sapete che non ho mai apprezzato particolarmente la narrativa del secondo capitolo e questa volta per me siamo a un livello pari, se non superiore, al primo Xeno. La storia di Noah e compagni è molto meno imponente rispetto all'epopea di Shulk e c'è molta meno attenzione nel costruire un affresco ricco di colpi di scena fino all'ultimo istante. Quella di Xeno 3 è una storia molto più emozionale, incentrata sui personaggi e che sacrifica un world building coerente in favore di riflessioni di pancia ed esistenzialiste. Però la conquista è non violenta e quindi l'aver creato una storia basata sull'antimilitarismo e un'accusa contro l'insensatezza della guerra per me è un plus fondamentale. Poco importa che il vero colpo di scena ci sia poco dopo la metà del gioco e che la storia scopra il fianco a parecchie incongruenze. Per me si tratta di un gioco fatto con il cuore che è riuscito ad impressionarmi. Semplicemente bellissimo. Eppure Sparks of Hope non scherza, Anzi, sono felicissimo di aver giocato per la prima volta il primo capitolo, Kingdom Battle, e di averlo finito pochi mesi prima dell'uscita di Sparks of Hope. Così sono riuscito a fare un confronto diretto tra i due titoli, che sì, sono uno il seguito dell'altro, ma in realtà sono molto differenti tra di loro e Sparks of Hope non è il seguito che mi aspettavo di trovare. Aspettate, magari tutti i seguiti fossero così, stiamo parlando di un altro giocone, però è anche vero che il team di Davide Soliani ha creato un qualcosa che a forza di aggiungere, modificare e migliorare quanto visto in precedenza, cambia praticamente genere. Secondo me potremmo fare un parallelo con la serie di Paper Mario, una saga che inizia come un JRPG puro, per poi accogliere al suo interno, episodio dopo episodio, sempre più elementi platform, fino a sconfinare in un genere lontanissimo da quello dei giochi di ruolo giapponesi. Sparks of Hope sacrifica tantissimo dell'aspetto strategico di Kingdom Battle in favore della libertà di esplorazione e della creatività in battaglia. Il risultato è che però si perde molto dell'approccio misurato del primo episodio, dove ogni incontro era studiato fin nel minimo dettaglio e c'era stato un lavoro egregio nella caratterizzazione dei personaggi e del loro armamentario. In Sparks of Hope non ci sono più passaggi obbligati e costantemente il giocatore è spinto a dar retta alla propria curiosità. Il level design ne giova incredibilmente, ma le battaglie diventano qualcosa di diverso. Attenzione, non dico peggiore, ma solo diverso. Gli Spark appiattiscono un po' le differenze dei vari eroi e l'importanza della composizione del party, tanto che viene anche a mancare la differenziazione tra armi primarie e secondarie, ne risente parecchio. In generale è facile rompere il gioco o comunque avere un approccio molto più rilassato durante gli scontri. Tante sono le possibilità di rimediare ai propri errori. Spero che Ubisoft Milano continui a sperimentare il più possibile su questa serie. Mi piace la direzione che hanno intrapreso. Però allo stesso tempo mi piacerebbe vedere un capitolo futuro, magari uno spin-off, che rimanga più ancorato al gameplay originale. Guardate, di Arceus invece non ne voglio più parlare, tanto ne abbiamo discusso a inizio di quest'anno. Però, nonostante tutti gli evidenti difetti, ne conservo un bel ricordo. Non rientra di sicuro tra, non lo so, i miei 10 giochi preferiti dell'anno, ma allo stesso tempo non penso che un tale tipo di ricezione potrà essere la stessa per uno Scarlatto e Violetto fra qualche anno. Insomma, per me Arceus invecchierà bene. La nona generazione non ne sono sicuro. Totalmente a random poi ho 32 ore di gioco spese su Mario Strikers Battle League Football. Tutte poi fatte nell'arco di un mese. E questa cosa dimostra che il gioco ha un grandissimo potenziale, che il gameplay è divertente
E sì, è potenzialmente un titolo multiplayer fantastico, però non ci sono i contenuti e in un gioco votato principalmente all'online questo è un grandissimo problema, tanto che l'entusiasmo intorno alla produzione si è spento, almeno per quanto mi riguarda, praticamente nell'immediato. E questa è a dimostrazione che Nintendo non sa gestire il supporto continuo a dei titoli pensati per il multiplayer online e ci facciamo veramente poco a 6 mesi dall'uscita con 3 DLC gratuiti aggiuntivi che aggiungono 6 personaggi e qualche modalità in più. Insomma, si poteva fare molto molto di più con Mario Strikers e mi dispiace averci passato sopra solo una 30 ore, che comunque non sono pochissime, eh. Ed eccoci poi praticamente a un pari merito con 2 dei platform più importanti dell'anno, o comunque dei più riusciti, oddio no, forse riusciti non è il termine più adatto, vabbè, comunque 2 dei platform che più hanno fatto discutere di sé, ovvero Kirby e la Terra Perduta, dove ho giocato 27 ore, e Sonic Frontiers, su cui ho speso 26 ore. A onor del vero c'è da dire che per Kirby la Terra Perduta in 27 ore ho 100%ato il gioco, mentre mi sarebbe servito, penso, una decina di ore in più, forse 5, non lo so, per completare tutto quello che c'era da fare in Sonic Frontiers, ma sinceramente non ne ho sentito l'esigenza. Di entrambi vi ho parlato a lungo qua sul canale, trovate la recensione di tutti e 2 i titoli, però ci tengo a ribadire che Kirby è un platform fenomenale. Classico da morire, per niente difficile, è comunque un'esperienza che mi ricordo ancora benissimo, con piacere. E guardate che, vista la mia età che avanza, che non sono più proprio lucidissimo, il fatto che mi ricordi anche il level design, gli ambienti di gioco, insomma, mi ha proprio lasciato il segno, beh, questa è una cosa non affatto scontata. E se Kirby ha lasciato il segno, beh, la stessa cosa la devo dire di Sonic Frontiers. Col tempo sono sicuro che tenderò a dimenticarmi degli aspetti più grezzi e frustranti della produzione e rimarrà solo il ricordo del grandissimo potenziale, a tratti inespresso, di questo open zone tridimensionale. Perché poi alla fine, vuoi o non vuoi, ci ho passato sopra quasi 30 ore e non c'è stato un momento che fosse uno dove ho pensato che si trattasse di un brutto gioco o comunque che stessi buttando il mio tempo. E questa anche è una cosa molto importante. Poi ho 25 ore su Kingdom Battle e vale il discorso che stavamo facendo poco fa su Sparks of Hope. Comunque, se non l'avete mai giocato, recuperatelo, anche senza fretta, perché poi si tratta di uno di quei titoli che non è invecchiato per niente, nonostante sia uscito nel 2017, 2018, non lo so, comunque sono passati un po' di anni. Il gioco è ancora bellissimo da vedere e soprattutto è un unicum, è un qualcosa, è una fusione di gameplay che non troverete da nessun'altra parte, neanche nel seguito. Poi, se sono in hype per il Season Pass di Sparks of Hope, allo stesso modo penso che ingannerò il tempo recuperando il DLC di Donkey Kong di Kingdom Battle, che ancora non ho giocato e che molti di voi mi hanno detto essere fenomenale, quindi bene così. Ed eccoci poi su Eastward con 24 ore di gioco, un titolo che sono felicissimo di aver recuperato in edizione fisica dopo tante vostre segnalazioni. Che vi devo dire, se capite bene l'inglese vi consiglio di recuperarlo, perché è un ibrido particolarissimo che riprende esteticamente, anche per quanto riguarda i gameplay, quello che può essere un po' uno Zelda classico in 2 dimensioni, ma allo stesso tempo ci affianca una controparte narrativa che occupa più o meno metà dell'esperienza, se non addirittura qualcosina di più. Il ritmo di gioco quindi tende un po' ad affossarsi tra un dungeon e l'altro, ma questo non sarebbe poi un problema in assoluto se la storia reggesse botta dall'inizio alla fine. Purtroppo, secondo me, la seconda parte mostra il fianco a molte criticità per quanto riguarda la storia, il ritmo diventa proprio lento e ripetitivo e soprattutto gli manca qualcosa alla narrativa generale, mentre le relazioni tra personaggi sono molto interessanti. E questo però crea un prodotto molto sbilanciato e che mi ha convinto sì, ma che non reputo proprio un capolavoro. Quindi alla fine penso di aver apprezzato molto di più le parti di gameplay rispetto a quelle narrate, anche perché il level design dei dungeon è perfetto e non è mai derivativo. Lo stile è quello di Zelda, ma comunque ci sono un sacco di idee interessanti anche nel combat system, e a questo punto spero che gli sviluppatori provino a riprendere la stessa formula, però magari concentrandosi di più sull'aspetto proprio giocoso in sé per sé. Vi dico la mia anche su Bayonetta 3, che ho completato in 18 ore, ma che se avrò un po' di tempo proverò a completare al 100% riprendendo in mano il gioco. Ora vi devo dare un parere abbastanza controverso su
sulla produzione di Platinum Games. Per me non si tratta del miglior Bayonetta in assoluto, è un bel gioco, ma mi aspettavo qualcosina di più. Questo perché tante delle cose che vengono aggiunte nel gameplay di Bayonetta 3 non funzionano sempre bene, e anzi molto spesso appesantiscono quella che è la formula vincente del gioco, ovvero il core, il combat system alla base di tutte le produzioni Platinum Games. Vediamoci, l'azione alla base rimane sempre straconvincente, in fondo appunto Platinum Games sono una garanzia in questo, però ci sono così tanti elementi, e non mi riferisco soltanto alla realizzazione tecnica, che non funzionano e mettono in mostra quanto sia stato travagliato lo sviluppo dietro a questo titolo, che a un certo punto doveva essere un open world, che durante lo sviluppo ha cambiato la bellezza di tre director e che ci ha messo un'infinità di anni a uscire. Guardando il prodotto finale, tutte queste criticità emergono e vi consiglio di recuperare un video di Mac Muscles, che vi lascio in descrizione, dove viene spiegato per bene tutto quello che è successo durante lo sviluppo e vi fanno capire, insomma, che è praticamente un mezzo miracolo che il gioco non solo sia uscito, ma che poi alla fine sia uscito così bene. Vi ripeto, è un bel gioco, è un grande action, però secondo me gli manca qualcosa. Insomma, dopo così tanti anni di attesa mi sarei aspettato qualcosina di più, e secondo me l'impatto che ebbe sull'industria e anche sull'immaginario collettivo il primo Bayonetta, questo Bayonetta 3 purtroppo non ce l'ha. Bellissimo poi che abbiamo sia Mario Kart che Nintendo Switch Sports praticamente a pari merito, ma Mario Kart ci ho giocato un'ora di più. Questo perché da una parte abbiamo un titolo immortale, dall'altra un gioco di cui già mi sono dimenticato. Sta a voi capire a quali dei due mi riferisco. E per finire una menzione d'onore anche a Klonoa e Iconoclasts. Klonoa ve l'ho consigliato anche nel video di ieri e ve lo straconsiglio nuovamente con molto piacere. Dai, se siete degli appassionati di platform dovete fare questo recuperone, un po' perché recuperare gli originali è diventato molto difficile. I Klonoa, tanto quello su PlayStation 1, quello su PlayStation 2, che il remake su Wii, ormai costano tantissimo. E in più questo qua è un remaster che però è quasi un remake. Di tutto rispetto, il prezzo è quasi budget per avere due giochi al prezzo di uno, e vi consiglio di recuperarlo perché sì, il primo magari non è invecchiato benissimo, e anzi è un bel gioco ma estremamente semplicistico, con delle idee di gameplay che sanno di già visto, ma perché appunto è uscito 25 anni fa e quindi sarebbe anche difficile pensare abbia conservato la sua carica innovativa. Però il secondo episodio è come passare dal giorno alla notte dopo aver giocato Klonoa 1. Penso fortemente che sia un titolo che ancora oggi ha molto da dire, perché il level design è stra-interessante nonostante poi soffra di tutte le limitazioni dettate dall'impostazione in 2.5D, ma appunto la struttura dei livelli è molto più complessa, c'è un'attenzione registica elevata rispetto al passato e in certe cose, soprattutto in dei cambi di inquadratura dinamici, ricorda i voli di Super Mario Galaxy, che secondo me su alcune cose ha preso spunto, se non altro visivamente, e poi soprattutto ha una storia, ma di un deprimente, di un malinconico, che veramente vi sfido a trovare in un qualsiasi gioco oggi. Veramente un'esperienza magica, come si dice a Roma, che dovete recuperare. Fatelo, fidatevi di Poro, soprattutto se siete amanti dei platform vecchio stile. Mentre chiuderei con Iconoclast, perché insomma se non cito Metroidvania non sono felice, e questo se vogliamo è un Eastward che ci ha creduto fino in fondo. Anche qui abbiamo un'impostazione divisa nettamente tra fasi narrative e fasi di gameplay, dove però la struttura di ludica di riferimento non è quella degli action adventure di Zelda, ma più che altro quella dei Metroidvania. Però a differenza di Eastward la storia ti rapisce, ti coinvolge tanto e soprattutto sviluppi una sorta di empatia con i personaggi, una cosa che non mi capitava da parecchio tempo in una produzione indie e che mi ha ricordato la stessa sensazione di amarezza e malinconia che ho provato giocando Night in the Woods, una delle mie prime recensioni apparse qua sul canale, vabbè, ma questa è un'altra storia. Però appunto dovete sapere benissimo l'inglese per godervi appieno questo titolo. Ci sono tantissime parti narrative che rischiano di ammazzare il ritmo, ma credetemi, vale la pena di seguire il tracciato imposto da questo gioco, che comunque poi nelle fasi Metroidvania è un Metroidvania puro al 100%, quindi aspettatevi anche un'esplorazione non lineare di questi dungeon belli complessi, stratificati, eccetera eccetera. Però sul serio, non me l'aspettavo, ma mi sono innamorato di questi personaggi e la storia mi è rimasta dentro, e ho provato la stessa sensazione che si prova
quando poi termini un libro, un film, insomma qualcosa che ti coinvolge emotivamente, a un certo punto te ne devi separare. E questa è stata la stessa sensazione, che non è positiva in assoluto, però significa che ti ha lasciato qualcosa dentro e insomma magari tutti i videogiochi fossero in grado di fare questa cosa. Sarebbe molto bello. Insomma, poi dopo andiamo verso le esperienze minori di quest'anno, sono ancora tantissime. Vanno citate ovviamente Lego Star Wars, ma anche Pac-Man World, The Messenger, che però è stato un recuperone. Insomma, ne ho giocate parecchie di cose, ma ci tenevo a passare in rassegna le più importanti, quelle su cui ho speso più tempo, e soprattutto ci tenevo a farvi sapere la mia sui titoli più importanti tra quelli che ho giocato su Switch, perché comunque me l'avete chiesto in molti e mi dispiaceva veramente tanto avervi lasciato in sospeso su questi titoli. Però insomma non sono state recensioni vere e proprie, ma se non altro ora avete qualche indizio in più per farvi un'idea su quali saranno i miei poti 2022. Comunque non mi resta che aspettarvi qua sotto nei commenti, perché voglio sapere cosa ne pensate della mia rassegna su Nintendo Switch per il 2022, ma soprattutto quali sono stati i vostri giochi più giocati durante l'anno su Nintendo Switch. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Spero che questo Poro Talk vi abbia intrattenuto e niente, voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto, importantissimo, nerdate duro. Io sono il Poro Wrapped Michele 2022, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!